Buonasera a tutti, vi ringrazio per la folta presenza. Sono Luca Valentini, architetto, il nuovo rappresentante per l'Ordine degli Architetti nel Comitato Scientifico di STEP. Sostituiamo, integriamo, ci accavalliamo al lavoro egregio che ha fatto Emanuela Schier, che è presente in sala, e Emiliano Leoni, sperando di essere all'altezza. La conferenza di stasera chiude un ciclo molto importante sul legno e paesaggio, che poi si traduce parallelamente con l'esperienza ai paesaggi di legno. Non so chi di voi la frequenti, ma è molto interessante, perché se questo aspetto più un aspetto progettuale, quel ciclo di questa sera che si conclude, quello di paesaggi di legno invece è un rapporto esperienziale dove si ha una diretta relazione con la produzione, col mondo anche artistico e con la realtà del costruire il legno. E mi sono fatto alcune domande tentando modero la serata. Abbiamo qua degli ospiti importanti e li elenco in ordine di loro presentazione. C'è l'architetto Roberto Dini, Politecnico di Torino, Marco Picorroz, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti, l'ingegner Danilo Balzane e adesso ci raggiunge l'architetto Roberto Paoli. Mi sono chiesto, parlando del legno, in qualche modo per tentare di inanellare, ma una questione era anche mia, dove volevo condividerla con voi, se ci fosse un tema, un filo rosso che potesse legare queste esperienze e i racconti preziosi di questa sera. Qual è secondo voi il tema che possa radunare ed attualizzare il tema del progetto in legno? Secondo me esistono due categorie. Categorie efficaci. Allora, la prima è che il legno è una materia, non è un materiale. Questa disanima arriva dal professor Franco Porini, nel senso che è molto importante per me, perché la materia deriva dalla parola mater e racconta l'origine. Quindi credo che i progetti che vediamo stasera sono progetti in qualche modo che ci raccontano anche una dimensione primaria, quindi fondativa ed essenziale, e ci riportano il tema dell'origine. Poi mi sono chiesto cosa significhi progettare in montagna oggi, e credo che poi il racconto e l'excursus che abbiamo diventa importante, perché in qualche modo i progetti che vediamo stasera un po' diventa l'iter conclusivo del percorso che abbiamo realizzato fino adesso, è che sono progetti necessari. Costruire montagna risponde non solo a un bisogno, ma necessari deriva da nectere, cioè creare relazioni. I progetti che vediamo credo che diventano parte di un ecosistema, sono progetti radunanti, nel senso che non sono più solo oggetti autoreferenziali, ma in qualche modo manifestano il mondo in tutta la sua complessità, lo traducono e lo radunino. Quindi un tema di traduzione. Iniziamo con la cornice più ampia, con l'intervento dell'architetto Roberto Dini, dottore di ricerca al Politecnico di Torino, referente per l'Istituto di Architettura Montana, e in qualche modo, parlando di fondamenti, mi permetto un passaggio mio privato ma fondamentale, nel senso che le fondamenta sono tutte quelle che stanno sotto l'ipocaimenon, e per i tipi di Priuli Verluca nell'86 la collana che credo conosciate tutti, Luigi De Matteis, pubblica Case Contadine del Trentino. Nel 2012 Roberto Dini assieme all'amico di STEP Antonio De Rossi pubblicano Architettura Alpina Contemporanea. Qual è il senso, secondo me, se posso, Roberto, il valore il paradigma del loro lavoro? In qualche modo sono i primi che, analizzando il costruire nell'arco alpino, sdoganano e traducono anche loro il senso di abitare il limite da margine a cerniera, e attraverso un processo di risignificazione del paesaggio. A voi lascio la parola all'architetto Roberto Dini. Grazie Luca dell'introduzione. Volevo innanzitutto ringraziare TSM, in particolare Gianluca Cepollaro, Bruno Zanon e anche Ilaria Perusin, che hanno fatto sì che oggi possa essere qui. Ringrazio tutti voi per la partecipazione, e anche Marco Picorroz, con cui ci conosciamo da un sacco di anni, quindi mi fa piacere rivederlo. È stata una sorpresa per me oggi trovarti qui in qualche modo. Cercherò di sfruttare al meglio questi 45 minuti che mi hanno chiesto di tenere per questa presentazione. Una piccola premessa, che però è necessaria anche per capire che cosa vedrete oggi.
Io lavoro, sono architetto innanzitutto, ma lavoro come ricercatore in un centro di ricerca che si chiama Istituto di Architettura Montana e ha sede nel Politecnico di Torino. Questi sono più o meno gli ambiti su cui lavoriamo, quindi facciamo attività di ricerca, per così dire, teorica, tra virgolette, un po' diciamo il tema della pubblicazione di cui parlava, faceva accenno poco fa Luca, è stato uno dei prodotti principali che abbiamo realizzato all'interno del nostro centro di ricerca, che si accompagna ovviamente ad attività di carattere didattico, ma anche poi di progettualità legate a, diciamo, attività che facciamo con gli enti pubblici, col territorio, quindi attraverso anche la realizzazione di progetti pilota. Quella che vedete è la copertina della nostra rivista, che esce semestralmente, da 3 numeri è diventata una rivista cartacea, per cui siamo anche impegnati su questo fronte divulgativo, sia con la rivista che attraverso appunto diverse numerose pubblicazioni che hanno proprio come oggetto le connessioni che ci sono appunto tra la cultura del costruire, la cultura contemporanea del costruire e il territorio alpino nelle sue diverse declinazioni. In particolare il mio intervento di oggi cercherà di essere, diciamo, in qualche modo introduttivo rispetto poi alle le progettualità invece che vedremo nella seconda parte della lezione, che sono dei casi di progetti applicati. Cercherò in qualche modo di riassumere, come si vede in queste 5 parti in cui ho organizzato la lezione, riassumere quelle che sono state secondo me alcune tematiche che hanno caratterizzato nel corso del Novecento l'evoluzione che ha caratterizzato appunto l'uso della cultura del legno, tecnologica e architettonica del legno, all'interno del più grande contenitore dell'architettura e delle trasformazioni architettoniche in ambito alpino. Quindi c'è una prima parte introduttiva che introduce il tema soprattutto dandole una profondità storica che affonda le radici nell'idea moderna di architettura in montagna, e poi gli altri 4 capitoli invece affrontano tematiche legate più agli aspetti contemporanei. Per cominciare dalla prima, una premessa che è doverosa, nel senso che l'idea di architettura alpina è strettamente connessa all'idea di paesaggio alpino. Non è un'idea che c'è da sempre, è un'idea tutto sommato nuova, si sviluppa a partire dall'illuminismo sostanzialmente e attraverso poi il romanticismo eccetera acquisisce forme e modalità di rappresentazione diversa, ma è innanzitutto la nascita, la creazione, l'invenzione di una nuova rappresentazione del paesaggio alpino. Quindi, come si vede in questa che è una delle tantissime illustrazioni e raffigurazioni che si fanno del paesaggio montano a fine del Settecento, il paesaggio montano alpino è raffigurato sì come un paesaggio fatto di rocce, ghiacci drammatici, ma è anche un paesaggio in cui l'architettura già da subito inizia ad avere un ruolo determinante nella costruzione appunto di questa rappresentazione. Architettura che da lì a poco diventerà anche lei stessa oggetto di una, diciamo, sorta di autoriflessione. Tutto sommato l'invenzione dello chalet alpino potremmo quasi dire che è il primo prototipo di architettura moderna che si fa nelle Alpi, perché lo chalet svizzero è una reinvenzione a partire da dei modelli, dei riferimenti che ovviamente alla cultura architettonica rurale, legata all'agricoltura, all'avvelamento dei primi montanari che hanno da sempre abitato le Alpi. E già in queste immagini si vede come nella reinvenzione dello chalet svizzero il tema della costruzione in legno muove i primi passi, nel senso che la reinvenzione del tema del block bau diventa uno poi dei caposaldi di quella che sarà anche successivamente la reintroduzione di questo nuovo vecchio materiale da costruzione. Sempre ascrivibili alla modernità sono poi degli studi che verranno fatti in qualche modo, quindi l'ambiente alpino, questa rappresentazione, questo cambio di percezione estetica della montagna si traduce poi anche in un cambio di percezione scientifica del mondo alpino. Interessantissimo per esempio sono questi lavori fatti da Richard Weiss, pubblicati abbastanza tardi nel 1959, come si vede da quanto riportato, che però sono significativi perché per esempio associano, sono degli studi a cavallo tra antropologia e architettura e territorio, che associano determinate tecniche e diffusione di tecniche costruttive a degli aspetti in qualche modo geografici, ricercandone una sorta di funzionalità degli
elementi, diciamo, architettonici in relazione appunto al territorio, all'agricoltura che si pratica in quel territorio, alle produzioni, diciamo, agricole che si fanno in un determinato territorio. Egli riesce quindi a tracciare una mappatura del territorio svizzero fatta per, diciamo, tipologie architettoniche ricorrenti, fino poi a delle, diciamo, a delle questioni che a noi adesso appaiono addirittura delle generalizzazioni un po' forzate, ma che comunque in qualche modo associano lo sviluppo di una cultura tecnologica, quella appunto costruttiva del legno, a determinate appunto condizioni di carattere appunto geografico e anche comunque culturali. Quindi il moderno, soprattutto per quanto riguarda la cultura costruttiva, passa già fin dall'inizio con questi studi attraverso una rilettura di quello che è l'habitat tradizionale, e in questo appunto il legno si trova di nuovo automaticamente a diventare, diciamo, protagonista di questa rilettura critica. Una rilettura critica che viene fatta poi sotto tutt'altra veste, con un approccio totalmente diverso dagli studi antropo-insediativi che avete visto prima, è quella che fanno gli architetti moderni. Pensiamo all'esperienza di Henri-Jacques Lemaime, architetto francese che opera in prevalenza a Megève, quindi sulle Alpi francesi, in cui appunto il tema della reinvenzione anche qui di un'abitazione di montagna è un elemento in cui lui appunto insiste molto, e attraverso appunto la rilettura di alcuni tratti dell'architettura tradizionale reinventa in realtà delle architetture nuove fatte per il turismo e per lo sfruttamento, diciamo, invernale sostanzialmente della montagna. Dall'altra parte delle Alpi, invece, sulle Alpi, diciamo, più di matrice tedesca, in Svizzera, in Germania stessa, invece c'è un approccio molto più diciamo, legato alla costruttivo in un certo senso. Quindi anche qui gli architetti contemporanei dell'epoca sperimentano attraverso appunto nuovi linguaggi, nuove forme costruttive, quelle che sono una tecnologia tutto sommato molto diffusa su quel lato delle Alpi. Nel 1936 Paul Artaria, appunto architetto svizzero, pubblica questa importantissima opera che appunto è la costruzione in legno in Svizzera, in cui appunto rilancia, riattualizza questo tema della costruzione in legno come elemento fondativo proprio per i principi, per lo sviluppo di un'architettura moderna in Svizzera. All'interno del libro sono contenuti diversi prototipi, tra i quali appunto questo piccolo edificio da lui stesso progettato e costruito, che come appunto potete vedere rilancia, è del 1920 questo edificio, quindi anticipa in un certo senso un archetipo architettonico e costruttivo che poi sarà, diciamo, vincente nella costruzione poi turistica delle Alpi nei decenni successivi. Oppure c'è ancora tutta la sperimentazione che si fa sul lato appunto del Tirolo, in cui appunto architetti come Baumann, come Welzenbacher, eccetera, di nuovo riattualizzano alcuni temi del legno. Legno che però, come ci tiene a sottolineare Bettina Schorlaufer, che è una profonda conoscitrice dell'architettura tirolese, non è assolutamente usato come nella tradizione costruttiva del Tirolo, ma legno che è utilizzato semplicemente, tra virgolette, ma è utilizzato come elemento di rivestimento che però consente di dare, diciamo così, un carattere espressionista alle architetture appunto di quegli anni. Fino poi agli esempi del dopoguerra, e qui diciamo che grazie ad architetti come Carlo Mollino, come Franco Albini, come Mario Cereghini, Edoardo Gellner e tanti altri, i temi appunto della reinterpretazione, della rilettura delle architetture montane del passato diventa un tema assolutamente di interesse per gli architetti moderni che, come si vede bene in queste immagini, come Carlo Mollino, che ne riprendono alcuni caratteri ma a sua volta ne stravolgono altri. Quindi questa reinvenzione molto, diciamo, radicale anche dell'oggetto architettonico ne fa sì che questa tecnologia subisca, diciamo così, delle trasformazioni, delle riletture anche molto radicali. Pensiamo a tutto il dibattito appunto che si crea intorno al rifugio Pirovano di Franco Albini, in cui c'è sia un riferimento molto forte alla tradizione, ma a sua volta c'è una deformazione anche molto presente, di matrice magari diversa da quella molliniana, ma comunque presente. Sulle Alpi francesi
ci sarà tutta l'esperienza dell'atelier d'architecture de montagne, tra i quali appunto alcuni esponenti, Laurent Chappy, Denis Pradel, ma ancora Charlotte Perriand, che lavoreranno anche loro di nuovo nella riattualizzazione della, diciamo, di un tema di costruzione di strutture in legno, anche qui modernizzando a loro volta il tema del chalet, dello chalet alla francese questa volta. Onda lunga questa, diciamo, dei moderni, che è, come si vede anche solo nell'esperienza personale di Gellner, parte dai primi anni 50 e va fino a fine anni 70, fino anni 80, di cui appunto sono questi esempi. Ci sono poi degli episodi, diciamo, eccentrici all'interno di questa, all'interno di questo alveo della modernità, per cui pensiamo allo chalet, al Rascargarelli di Carlo Mollino. Di fatto è un'operazione artistica in cui all'interno del quale uno chalet, un raccar tradizionale, un raccar usato del Settecento, usato appunto a fini agricoli, viene completamente smontato a monte, portato a valle e rimontato da Carlo Mollino per farlo diventare una nuova, diciamo, abitazione di carattere residenziale, con tutto appunto una sorta di reinvenzione di elementi, del basamento, del fungo sul quale appunto l'edificio viene posato, eccetera. Quindi anche operazioni che sono al limite dell'ammissibilità. Oggi, no, se si fosse dovuti confrontare con le sovrintendenze, allora forse Carlo Mollino avrebbe avuto sicuramente qualche problema. Il legno diventa anche l'elemento in cui nella modernità si cerca di utilizzare come elemento di mediazione per, diciamo, quei grandi interventi che si fanno all'interno delle Alpi. Quindi pensiamo a tutta l'esperienza delle grandi stazioni di ski total in Francia, in Valle d'Aosta, eccetera, in cui appunto l'elemento del legno è usato come espediente tattile per far sì che questi grandi volumi potessero in qualche modo integrarsi. Stiamo parlando di immobili da centinaia di posti letto, quindi l'esperienza di Cervinia, di Cielo Alto, piuttosto che gli insediamenti di Pila, come vedete in queste immagini, sono diciamo, grandi complessi residenziali che cercano una mediazione attraverso appunto l'uso di un'architettura il più possibile organica, espressionista, che ricerchi di, diciamo, in qualche modo reintegrarla all'interno del contesto montano. Fino poi alle reinvenzioni totali, come in questo caso. Questo non è un villaggio tradizionale dell'Alta Valle di Susa in Piemonte, ma è un nuovo villaggio dell'Alta Valle di Susa realizzato appunto negli anni 80, secondo però le forme architettoniche tipiche di quelle che erano le grange, ovvero le abitazioni rurali tradizionali della zona. Quindi anche qui l'idea che attraverso l'architettura moderna, in pieno spirito appunto postmoderno, sia possibile ricostruire un villaggio come era una volta. Senza dimenticare però il boom edilizio che soprattutto dalle Alpi di mia provenienza ha costituito, diciamo così, una degli aspetti più drammatici, se vogliamo, delle valli alpini. Queste sono alcune immagini di località qualunque della Valle d'Aosta. In Valle d'Aosta il censimento, l'Istat nel 2015 riporta che il 46,6% delle abitazioni non sono abitate come prima casa. Quindi il 46,6% delle abitazioni, quasi la metà del patrimonio immobiliare in Valle d'Aosta, è costituito da seconde case. Questo ovviamente ci dà subito l'idea di quale, di che genere di fenomeno stiamo parlando. Quello che vedete in bianco è il perimetro della Convenzione delle Alpi, siamo nel 1991, e all'interno di questo perimetro, queste sono tratte da una ricerca fatta appunto, pubblicata qualche anno fa nel libro di cui parlava prima Luca, che è l'esito di un lavoro di ricerca che abbiamo svolto insieme al professor De Rossi, di ricognizione diciamo, di quella che era la produzione dell'architettura nelle Alpi intorno appunto al 2012, l'anno di realizzazione di questa ricerca. E quindi ci si è resi conto che in realtà a partire dalla Convenzione delle Alpi qualcosa è cambiato, nel senso che si è conclusa, diciamo, per così dire, un'epoca, quella, diciamo, della modernità relativa ai fenomeni di cui vi ho raccontato poco fa, e si è aperta invece un nuovo, diciamo, un nuovo orizzonte culturale all'interno del quale appunto l'architettura in montagna sta di nuovo raccogliendo nuove attenzioni, nuove
nuove responsabilità, nuovi scenari, e all'interno del quale appunto questo tema di cui faceva accenno prima Luca del concetto di limite, al quale io aggiungerei il concetto di relazionalità, trova diciamo così possibili nuovi momenti di interesse e di sviluppo. Ho parlato appunto di carattere di relazionalità perché credo che sia il carattere che non solo l'architettura in legno, ma in generale le architetture di montagna hanno rispetto appunto al territorio in cui si vanno a collocare e in cui vanno a svilupparsi. E proverò a declinarlo secondo appunto queste diverse tematiche che adesso andremo ad affrontare. Quindi, da adesso in poi vedremo esempi realizzati sostanzialmente negli ultimi 30 anni all'interno appunto del contesto alpino, e proverò a dare una lettura che tenga conto delle diverse appunto tematiche che emergono. Una prima parte appunto riguarda più le questioni legate alle tecniche alla tecnologia del legno e come questa viene declinata appunto in chiave architettonica all'interno di queste esperienze. Vi è innanzitutto una reinterpretazione, come già successo in epoca moderna, di quelle che sono le tecniche costruttive tradizionali. Quindi, se guardiamo per esempio l'esempio di John Caminada, architetto che ha operato nei Grigioni a partire dagli anni 90, vediamo come appunto questo tema di riutilizzare in chiave moderna, in chiave riattualizzando le tecniche costruttive di una volta, in questo caso lo Strickbau, che è molto simile al Blockbau ma utilizzato nell'area germanica della Svizzera, è per lui un elemento fondamentale delle sue produzioni architettoniche. Ricordo che in particolare John Caminada è un architetto tuttora operante, ma ha operato prevalentemente nella sua area di origine, che è appunto il paese proprio di Vrin nei Grigioni, all'interno del quale ha svolto non soltanto un ruolo di architetto, costruttore, ma anche un ruolo molto importante di consigliere a livello di pianificazione, di sviluppo del territorio della valle e in particolare del paese. All'interno di questo paese quindi ha curato la progettazione di differenti edifici, e come vedete in queste immagini tutti i suoi edifici sono ovviamente stati realizzati secondo appunto la riattualizzazione di questa tecnica costruttiva e dunque di questa tecnologia del legno. Questa panoramica generale fa vedere per esempio la casa, questa casa qua che è una delle sue abitazioni, ma anche questo gruppo di un centro polivalente comunale e anche un gruppo di stalle di edifici produttivi sempre da lui stesso realizzate. Qui avete delle immagini più ravvicinate. Questi sono sempre altri edifici che ha progettato in zona. Ma accanto a questa reinterpretazione delle tecniche costruttive ci sembra di poter riscontrare anche altri architetti che invece si spingono più in là e provano ad unire a questa reinterpretazione costruttiva anche una sorta di reinvenzione tipologica. Per esempio, tutta l'esperienza di Peter Zumthor parte dell'esperienza di Peter Zumthor, soprattutto su alcune residenze nelle Alpi, va in questa direzione. Questi bellissimi edifici che vedete nascono di fatto da questa reinterpretazione, anche qui non solo dell'elemento costruttivo dello Strickbau, ma anche delle spazialità tipiche delle abitazioni appunto di questa valle, di questa regione. Quindi anche quindi l'uso dei setti portanti e di questi elementi portanti in legno ovviamente ha in qualche modo organizza in maniera spaziale molto, molto rigida e molto controllata lo spazio, e quindi lui a partire da questa soluzione costruttiva ne reinterpreta anche e lo fa diventare un elemento di forza di quello che è l'edificio. Di questo primo grande edificio ne farà poi delle versioni più piccole, in particolare queste per la sorella Annalisa a Vals, poco distante, che vedete appunto in queste immagini. Sempre dal punto di vista della sperimentazione costruttiva vanno appunto altri esempi in cui quindi si cerca di esplorare altre possibilità costruttive che la reattualizzazione del legno in qualche modo può portare. Qui abbiamo delle immagini di alcuni dettagli realizzati soprattutto nell'ambito dell'architettura grigionese che mostrano appunto come vi sia appunto questa forte sperimentazione anche da questo lato.
sperimentazione che dall'altro lato delle Alpi, questa sicuramente la conoscete meglio di me, viene fatta in questi, diciamo, stessi anni attraverso anche la, diciamo, l'uso di, per esempio, la reintroduzione del lamellare, quindi possibilità di grandi luci, eccetera. Ovviamente spinge in una certa direzione anche la, diciamo, le caratteristiche poi delle stesse delle architetture. Ancora interessanti in Austria abbiamo l'esperienza dello studio di Kaufmann, che associa, diciamo, la progettazione architettonica alla produzione, anche perché appunto lo stesso Kaufmann ha una falegnameria all'interno della quale appunto può sperimentare in modo diretto gli aspetti, diciamo, costruttivi legati al legno. Sempre lo stesso Kaufmann si farà, diciamo, pioniere in un certo senso di questo edificio, anche perché questo è il primo rifugio alpino d'alta quota che è realizzato in, diciamo, legno in crosslam, sostanzialmente in legno strutturale. Quindi, come vedete, inaugura così, diciamo, la stagione dei rifugi alpini realizzati secondo, appunto, componenti in legno prefabbricate, in quanto appunto ovviamente è una tecnologia che si presta bene alle questioni relative alla prefabbricazione. Quindi sempre Kaufmann molto attento ai temi della prefabbricazione e per esempio realizza, qui siamo in Vorarlberg, in Austria, realizza tutta una serie di complessi residenziali. Qua si parla di architettura legata allo sviluppo di una edilizia economica popolare, diremmo in Italia, quindi non sicuramente ad abitazione di lusso, però vedete come la qualità dell'abitare, la qualità costruttiva e la sperimentazione appunto legata alla prefabbricazione diventi un elemento in cui, diciamo, fa acquisire di nuovo una certa importanza alla tecnologia costruttiva del legno come anche luogo di sperimentazione per dell'edilizia che dovrebbe essere di carattere popolare. Sperimentazione costruttiva che si trasla poi anche su alcune esperienze di infrastrutture. Ho messo questa perché mi sembrava, sicuramente molti la conosceranno, ma il tema del legno diventa di nuovo anche una modalità per elementi di infrastrutturazione del territorio, appunto come ponti, come passerelle, ma soprattutto vi è una sorta di sovrapposizione con l'esperienza di Casa Clima, per esempio, tra il tema dell'efficientamento energetico, tra il tema dell'efficienza energetica e quello dell'uso del legno, nel senso che diventa quasi, lo dico soprattutto per i non esperti, diciamo, visto dal di fuori, il tema dell'efficienza energetica diventa tout court una questione, diciamo, che dal punto di vista linguistico si sposa con un'architettura che deve mostrare dal punto di vista dell'involucro esterno la propria essenza di legno, con tutta una serie appunto di criticità. Per esempio porto l'esperienza della mia regione, che non ha una cultura tecnologica, una cultura architettonica tradizionale, anche basata sul legno, in cui le sovrintendenze, per esempio, si trovano tutta una serie di criticità ora nel domare delle situazioni di uso indiscriminato del legno legato tout court a un discorso di efficientamento energetico, fino poi ad esempi, diciamo, di prototipi. Questo è un esperimento che è stato fatto all'interno del nostro Politecnico qualche anno fa, in cui si è riattualizzato in chiave di edificio efficientemente energetico, non so come dirlo, quindi attraverso un progetto appunto di ingegnerizzazione di quella che era invece un progetto originario di Carlo Mollino per una casa, la casa famosa Casa Triangolo, Casa Capriata, eccetera, che fu progettata da Mollino nel 54. La tecnologia del legno in architettura è stata in epoca contemporanea anche e soprattutto un tema di linguaggio, e soprattutto qui torno sulla questione della relazionalità che ha l'architettura moderna nelle Alpi, di relazionalità con il contesto alpino. Pensiamo innanzitutto ad alcune architetture molto famose, il famosissimo resort San Vigilio, ma anche tante altre architetture di Matteo Thun vanno appunto in questa direzione, in cui la ricerca appunto di un'integrazione ambientale fatta attraverso la pelle dell'edificio diventa ovviamente un espediente architettonico assolutamente centrale nella legittimazione stessa dell'edificio.
fino ad architetture anche più vicine a noi, sia cronologicamente che territorialmente, come questa architettura che tutti conoscerete, che tra l'altro è stata premiata anche al Premio Costruire del Trentino dell'ultima edizione, in cui appunto c'è questo, in cui l'elemento paesaggistico, questa relazionalità appunto tra edificio e paesaggio viene in qualche modo cercata, trovata attraverso appunto la pelle in legno dell'edificio. Stesso discorso che vale appunto per tutte quelle piccole architetture, quei piccoli episodi anche di infrastrutturazione del territorio che attraverso appunto il proprio involucro cercano una mediazione con l'ambiente circostante. Quindi qui vedete alcuni di nuovi esempi di residenze in Vorarlberg in Austria, fino a edifici anche di carattere funzionale, produttivo e di servizio, per i quali difficilmente un'integrazione potrebbe passare in altro modo. Fino poi anche a dei divertissements postmoderni, come in questo caso in cui il tema del legno sia banalmente, in maniera anche un po' forzata, nella forma, no? Quindi che la pigna sia dritta, che la pigna sia rovesciata, diventa l'espediente formale con cui il legno torna, si ha un'integrazione appunto all'interno di un contesto boschivo. Fino poi ad opere di più land art che architettura, come l'interessantissima installazione molto recente che ha fatto Michele De Lucchi ad arricchire appunto l'ampio parco di piccole architetture che c'è ad Artesella. Ma a ben vedere il legno in questo rapporto con il paesaggio non è solo un rapporto legato all'inserimento dell'architettura all'interno del paesaggio, ma molto lavoro è stato fatto dagli architetti contemporanei invece rispetto al tema della percezione del paesaggio dall'interno delle architetture. Quindi vi è tutta una serie di architetture contemporanee che lavorano su questa messa in cornice, su questa messa in scena del paesaggio alpino, e come si può vedere da questa immagine il legno consente, il rivestimento interno in legno consente ancora di valorizzare di più questa scenografia, se vogliamo, teatrale, in cui l'architettura contemporanea ci avvolge, e il legno da questo punto di vista, dal punto di vista anche acustico, di tattile e sonoro, sicuramente aiuta, e in qualche modo ci isola dall'esterno del paesaggio, appunto dal paesaggio montano. In questo caso siamo in un rifugio, quindi d'alta quota. Ed è sicuramente un espediente che conoscono bene i costruttori dei rifugi alpini contemporanei, in cui appunto questa sorta di ambiente avvolgente consente appunto all'utente di stare in condizioni di comfort notevole rispetto invece a un ambiente assolutamente ostile come appunto quello dell'alta quota. Quindi molto è giocato sulle architetture contemporanee all'interno di questo contrasto appunto tra il dentro e il fuori, e il legno di nuovo ha un ruolo primario. Si parla oggi di consumo di suolo, di riuso di patrimonio, di rigenerazione, eccetera, e quindi necessariamente i professionisti del futuro si troveranno sempre di più a dover lavorare più che su un tema di nuova costruzione, sicuramente su progettualità legate al recupero, alla valorizzazione del patrimonio, alla riscrittura anche abbastanza radicale del patrimonio. Quindi, di nuovo, il legno è stato usato all'interno di questa cultura contemporanea come modalità per risolvere il dialogo, risolvere le tensioni tra vecchio e nuovo, risolvere le tensioni tra patrimonio esistente e nuove costruzioni. Qui vi ho messo alcuni esempi molto conosciuti, la famosissima casa Gugalun, sempre di Peter Zumthor, in cui appunto si vede proprio come questo tema del rivestimento ligneo diventa una modalità che in qualche modo riprende l'esistente, ma allo stesso tempo se ne distacca in modo da mantenere comunque la riconoscibilità del vecchio edificio anche all'interno di un ampliamento molto, molto, molto imponente. Stesso discorso vale per questi interventi in cui di nuovo la preesistenza viene valorizzata dall'inserimento della nuova costruzione. Qui c'è sempre un'equazione che ci piace ricordare a me e al collega Antonio De Rossi, che diciamo sempre che in queste architetture l'uno più uno non fa mai due ma fa sempre tre, perché il vecchio e il nuovo, quando sono messi in una sapiente, intelligente rapporto, come in questo caso, generano ovviamente un oggetto terzo che ha delle caratteristiche sue di autonomia anche formale diversa.
diventa l'espediente per risolvere appunto temi di architettura come questo, in cui di nuovo la preesistenza è così talmente e fortemente connotata e conclusa che è difficile pensarne un ampliamento se non giocando appunto più su un tema di contrasto con la preesistenza. Qui avete altri esempi appunto in Svizzera di piccoli ampliamenti, di chalet, di edifici comunque in qualche modo storici, quindi si parla di chalet cascine diciamo di natura ottocentesca. E in altri casi il legno la tecnologia del legno è un elemento nuovo che viene inserito in un contesto laddove non era un elemento tradizionalmente utilizzato nell'architettura. Qui siamo appunto nelle valli del Cuneese, in cui all'interno di un recupero di una malga in alta quota completamente realizzata in pietra, si decide di non intervenire in pietra ma di utilizzare il legno proprio per riprendere dal punto di vista volumetrico le proporzioni e le dimensioni della preesistenza, ma allo stesso tempo marcare la differenza tra materica tra quello che era il vecchio e quello che era il nuovo. Quindi per evitare il falso storico si utilizza il legno per diciamo marcare il volume in questo senso. Stesso discorso che viene fatto in tanti interventi, come questo bellissimo intervento di Walter Angonese, in cui appunto in questo caso invece questo elemento di astrazione che si fa attraverso il legno serve ovviamente per risolvere un dialogo altrimenti molto difficile, molto critico, di inserimento all'interno di un tessuto storico molto connotato dalla presenza appunto di edifici di un valore diciamo architettonico notevole. Qui abbiamo altri esempi di inserimento invece di carattere urbano, quindi ampliamenti costituiti da nuclei di edifici che si inseriscono all'interno di un tessuto urbano. Questi progetti sono tratti da appunto diversi interventi fatti in Svizzera e in Austria, non a caso, proprio perché negli anni 90-2000 queste località hanno molto investito nell'uso di, diciamo, nella creazione di poli di carattere appunto collettivo, comunale, culturale, eccetera, all'interno delle piccole comunità. Di nuovo qui abbiamo esempi in cui il legno viene usato sempre come elemento di mediazione o di, diciamo così, integrazione di edifici storici, come in questo caso in cui appunto gli elementi di contemporaneità e gli elementi di patrimonio sono difficilmente distinguibili. Da questo punto di vista c'è tutta l'esperienza fatta dall'architetto Ruck, anche lui un grigionese che opera prevalentemente in questo caso, nel caso dei recuperi, in Engadina. Si è occupato del recupero di tutta una serie di cese. Le cese sono delle case tipiche dell'Engadina, in cui prevalentemente operato nella direzione di un restauro filologico di questi edifici, senza però disdegnare appunto l'inserimento di volumi e di elementi diciamo contemporanei laddove questo servisse a rendere diciamo funzionale e di nuovo abitabile l'edificio. Anche in questo caso il legno si fa ampio e largo uso della tecnologia del legno, sia per quanto riguarda il recupero degli elementi lignei presenti che per quanto riguarda poi l'inserimento di nuovi volumi, di nuovi corpi. Patrimonio in questo caso non notevole, di nessun valore, ma in questo progetto lo faccio sempre vedere perché è di estremo interesse, perché è sufficiente diciamo vedere quale sia l'esempio di partenza. Quindi è una palazzina di scarsissimo valore degli anni 60-70, appunto con un semplice ma molto intelligente intervento sulla pelle si è riusciti a riconfigurare completamente diciamo un patrimonio non di valore ma che comunque consiste in un oggetto edilizio che andava in qualche modo rigenerato. Perché vi faccio vedere queste immagini? Perché qui mi ricollego un po' al discorso di introduzione che faceva Luca prima, quello del trovare nuovi significati al legno, al legno come materia e non solo come materiale. Perché vi è tutta una serie di progetti contemporanei che fanno uso di questa materia, di questo materiale, che lavora proprio su questo gioco di cambiamento di significato attribuito al legno. E che fa di nuovo diventare la tecnologia del legno e l'uso del legno come un elemento di astrazione all'interno dell'architettura, non necessariamente riconducibile quindi
ha delle logiche, diciamo, di naturalizzazione dell'elemento o di semplice applicazione di un materiale edilizio. Quindi ho riportato semplicemente queste immagini perché fanno vedere come tutta questa serie di esempi che vedremo sia in qualche modo riconducibile anche a delle esperienze legate all'arte, all'arte povera e a delle sperimentazioni più, diciamo, concettuali e culturali che si fanno appunto già dagli anni 70. Pensiamo di nuovo ad alcuni esempi di Peter Zumthor, in cui di nuovo il legno diventa un elemento di astrazione che consente, come in questo caso, questo è il famosissimo edificio che realizza questa cappella nei Grigioni, come in questo caso in cui l'uso di questo rivestimento del legno, ma anche poi la struttura interna della piccola cappella, eccetera, consente a questo edificio di essere allo stesso tempo assolutamente inserito nel paesaggio, ma assolutamente, diciamo, allo stesso tempo assolutamente in contrasto, viste la totale astrazione di questa forma rispetto alle tipologie a cui noi siamo, diciamo, in qualche modo abituati sul territorio alpino. Fino poi a esempi, a mio avviso, meno riusciti, ma che comunque vanno in questa direzione. O ancora alla reintroduzione di, ad esempio, alcune figurazioni riconducibili al legno. Pensiamo all'idea della catasta, l'idea della catasta di legno, che diventa, come in questo caso, l'espediente, diciamo, compositivo che regola appunto questa costruzione. Questo è un padiglione temporaneo che realizzò Zumthor appunto all'esposizione all'Expo di Hannover del 2000. Ma che in altri casi, appunto come in questo caso, diventa una passerella per superare appunto anche qui di nuovo una superstrada, non l'ho mai visto dal vivo, ma immagino sia una superstrada. Il tema del legno che diventa poi in alcuni contesti anche si associa a una attualizzazione, a una declinazione locale, se vogliamo, di alcuni temi tipici di alcune aree geografiche. Per esempio, queste architetture, attraverso appunto questi progetti, Basergamo Zeti, ma ancora Briccola e altri, provano a declinare in un certo senso in salsa ticinese alcuni diciamo anche temi di ricerca compositiva che si fanno appunto nell'architettura moderna in quell'area, li declinano appunto attraverso il legno per cercarne, diciamo, una maggiore contestualizzazione all'interno del proprio ambito di lavoro. Ogni tanto torna Zumthor, ma perché credo abbia realizzato delle, diciamo, per ogni tema sviluppato abbia realizzato ovviamente dei caposaldi molto importanti. In questo caso il legno viene utilizzato non solo per il suo valore tecnologico e costruttivo, ma assolutamente per il suo potere di farsi un elemento di astrazione, di pelle, che appunto ne garantisce appunto questo effetto molto astraente. Non solo Zumthor, ma diventa una modalità linguistica anche qui molto utilizzata sempre nella cultura, diciamo, soprattutto austriaca del costruire. Quindi questi si ha la diffusione soprattutto in questo contesto di diciamo questi grandi volumi lignei con queste pelli o addirittura doppie pelli che consentono appunto questo effetto di astrazione che generalmente si poteva ottenere, si otteneva, si faceva, si fa anche appunto con altri materiali. Qui appunto vedete alcuni esempi, per esempio con il legno è molto interessante questo gioco che viene fatto non solo in questa architettura ma in tante altre architetture in cui appunto l'elemento di oscuramento delle finestre diventa, diciamo, va in continuità con la parete, con l'involucro esterno e consente appunto di far diventare un edificio con le proprie finestre, una volta che queste sono chiuse, è un volume completamente puro, compatto e diciamo ben definito. Attraverso l'astrazione, come abbiamo già visto prima, si riescono ad inserire anche nuovi volumi e nuove architetture all'interno dei tessuti storici, come appunto in questo caso, e quando l'astrazione dell'elemento del legno viene portata all'estremo livello, si arriva anche ad architetture di questo genere in cui il rivestimento ligneo, proprio per il trattamento di superficie che viene fatto, non assomiglia neanche più al legno, ma sembra qualcos'altro, sembra quasi una superficie, diciamo, in cemento armato.
oppure se ne danno appunto dei cromatismi differenti, anche qui legandoli a dei discorsi appunto di carattere, diciamo, concettuale o culturale. Questa, per esempio, questo piccolo ampliamento fatto da Caminade, sempre a Vrin, è sostanzialmente la camera mortuaria del paese, e quindi la colorazione anche qui di bianco dell'edificio ovviamente si lega a tutto un discorso di culto dei morti, eccetera, che viene fatto nella tradizione locale, eccetera. Quindi anche, assume anche dei valori simbolici in questo senso. Qui appunto altre architetture che attraverso una denaturalizzazione del cromatismo del legno trovano altri legami appunto con il patrimonio, fino ad architetture che non sono in legno, ma in cui appunto invece il legno, attraverso il negativo rilasciato dal cassero, diventa, diciamo, viene richiamato e diventa appunto un elemento che ritorna in architettura, appunto in cemento armato, come in questo caso, o addirittura in questo esempio ancora più estremo, in cui il block bau degli elementi lignei preesistenti diventa il cassero con cui appunto si realizza questa piccola costruzione in cemento armato. Fino poi a tantissimi, qui potremmo appunto arricchire questa presentazione di decine e decine di architetture in cui il legno è semplicemente un elemento di, diciamo così, di rivestimento, ma neanche di rivestimento, è un giochino manierista che si applica a degli edifici che hanno tutt'altra tecnologia e tecniche costruttive. Mi avvicino verso la fine, anche perché ho pochi minuti, giusto? Uno degli aspetti, secondo me, però più interessanti, al di là di questa sperimentazione fatta attraverso la tecnica, attraverso i linguaggi, attraverso la costruzione in sé, è che la tecnologia del legno all'interno dello sviluppo contemporaneo del territorio, come stiamo vedendo, sta acquisendo sempre un maggiore interesse. Quindi vi è un forte legame, sempre per parlare di carattere di relazionalità tra le cose, tra quelle che potremmo chiamare appunto le tematiche dello sviluppo locale. Perché dico questo? Perché ci sembra di intravedere, soprattutto se andiamo a spulciare alcuni premi, penso al premio Constructive Alps, che tutti voi conoscerete, un premio, mi pare siamo giunti alla quarta edizione, se non sbaglio, due anni fa, sì, nel 2017, è un premio internazionale di costruzioni nelle Alpi che premia non solo l'edificio dal punto di vista dell'efficientamento energetico e delle caratteristiche architettoniche, ma anche e soprattutto in relazione allo sviluppo che questo edificio riesce a tessere e alle relazioni che questo edificio riesce a tessere con la comunità locale. E quindi spulciando queste le quattro edizioni del premio ci si rende conto come di fatto ci sia di nuovo anche qui una forte presenza di edifici in legno. Quindi la tecnologia in legno di nuovo diventa la modalità con cui si veicola anche un certo messaggio legato appunto allo sviluppo locale, allo sviluppo delle comunità locali, insomma sostanzialmente ad una sostenibilità delle architetture in senso lato e non solo di efficientamento energetico all'interno di un territorio. A questo tema ne ho già fatto cenno prima, tutto un filone di ricerca architettonica in Austria e in Svizzera, soprattutto legata alla costruzione di nuove polarità all'interno dei centri urbani, centri civici, centri comunità per anziani, centri di cultura, centri sociali, eccetera, viene fatta con nuovi edifici di architettura contemporanea, e la maggior parte di essi legano un tema di sviluppo di filiere legate al legno proprio attraverso appunto questi edifici. Vi sono poi dei casi slegati da politiche territoriali ben precise, ma non per questo meno interessanti, il caso della Val Bregaglia, per esempio, in cui appunto uno o più architetti, in questo caso Armando Urinelli, ha svolto un ruolo assolutamente centrale, associano appunto il tema della costruzione di piccole nuove architetture all'interno dei tessuti storici con appunto un forte radicamento in quelle che sono le microeconomie locali, per cui è sostanzialmente l'architetto al servizio della Val Bregaglia, una valle che non è solo turistica, ma una valle che ha bisogno anche di, come si vede in questo caso, di falegnamerie, di centri polivalenti appunto in cui svolgere appunto attività per la comunità locale. Vi sono poi tutta una serie di progettualità di natura anche europea che sono state in questi ultimi anni legate alla filiera del legno, alla costruzione di filiere che nascono, che mettono in relazione appunto un tema di produzione, di reperimento di risorse lignee locali
fino a poi alla costruzione. Su questo sicuramente il lato orientale delle Alpi siete all'avanguardia rispetto al nostro lato occidentale, dove anche purtroppo la scarsa qualità del legname e la difficile reperibilità dello stesso rendono ovviamente questo tema della costruzione di filiere locali molto difficili. Concludo con rilanciare alcune questioni che secondo me saranno importanti da sviluppare per chi, diciamo, da professionista o da amministratore o in qualunque modo da professionista lavorerà su questi temi. Purtroppo vediamo ancora queste cose, vediamo ancora una cultura del costruire che si arrocca dietro delle consolidate, diciamo, sicurezze, quelle del Poroton, e in cui invece il tema del recupero rimane, del recupero anche in termini costruttivi dell'architettura, rimane un tema sostanzialmente di facciata. Ma dall'altro lato abbiamo anche delle aberrazioni, ovvero soprattutto nelle rappresentazioni che si danno dell'architettura, una diciamo ostinata ricerca del rustico, che sicuramente utilizza il legno come materiale, ma forse non lo utilizza appieno nelle potenzialità che questo, diciamo, questa materia invece questa materia può dare. Molto è stato fatto in questo ambito, vi sono delle riviste specializzate anche che trattano il tema della costruzione legandola appunto a questo particolare materiale. È sufficiente digitare su Google la parola Holzbauprice, scusate, per rendervi conto che oltre Alpe vi sono tantissime iniziative che promuovono la cultura del costruire legandola al legno: Austria, Germania, Francia, Svizzera, eccetera. E anche in Italia appunto da poco si è conclusa il premio Archilegno 2018, che tra l'altro è stato pubblicato in un bellissimo numero di Tourist Babel pochi mesi fa. Quindi diciamo che le occasioni anche di promozione che vengono date a questa cultura costruttiva del legno sono innumerevoli. Quello che però credo che sia invece un ambito ancora di ricerca e di lavoro, sempre per tornare al tema a cui sono affezionato, ma credo anche Luca, perché dalle parole che dicevi prima mi sembra una preoccupazione che probabilmente non interessa solo noi, è quella di in qualche modo lo sforzo che bisognerebbe fare, che diciamo in futuro la sfida è quella di cercare di declinare il più possibile questo discorso della tecnologia del legno nel suo carattere appunto relazionale, ovvero quello di concepirla non solo come un elemento costruttivo, come un materiale da costruzione fino a se stesso per costruire delle bellissime architetture, ma far sì che queste architetture si possano collocare in un contesto più ampio, fatto appunto di spazi, fatto di morfologie preesistenti, fatto di paesaggio, ma fatto anche, come si diceva prima, di microeconomie locali, che forse grazie anche a queste tecnologie possono in qualche modo trovare ulteriore linfa per svilupparsi. Vi ringrazio, concludo con questa immagine conciliante di tradizione e innovazione. E ringraziamo Roberto Dini non solo per l'ampiezza dello sguardo, ma anche per la profondità, nel senso ci ha fatto capire come quando un'architettura è radicata profondamente nel proprio ecosistema può diventare una pura epifania. Introduco adesso Marco Picorroaz, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Trento e già presidente del CITRAC, Ceco Trentino Architettura Contemporanea, che in qualche modo, con un passaggio di scala dall'arco alpino che è raccontato da Roberto Dini, Marco racconterà l'esperienza del costruire Trentino attraverso la declinazione dei premi. Ringrazio per l'invito. Sinceramente faccio un po' fatica, ma anche perché c'è stato poco tempo per preparare questa cosa, però sono in parte contento, perché molte cose che ha fatto vedere Roberto le ho inserite, anche se sono pochissime, e quindi uno, mi fa piacere perché probabilmente non sono andato fuori strada; due, perché le cose che abbiamo inserito entrambi raccontano cosa sta succedendo anche in Trentino, e quindi io oggi sono più presente qui in veste di
ex presidente del circolo, quindi racconto un po' quello che è successo negli anni di esperienza del premio, che è stata un'occasione e un lavoro per l'associazione importante per cogliere quello che succedeva sul nostro territorio e anche alcuni cambiamenti legati proprio anche all'utilizzo del legno, che sicuramente nel corso degli anni ha subito una forte accelerazione legata al fatto che sicuramente la filiera è stata fortemente incentivata, è stata incentivata soprattutto in termini economici con la nascita di nuove imprese. Su questo forse è nata qualche criticità, perché quello che diceva sul finire del suo intervento Roberto ha generato qualche stortura, insomma, alle volte il legno è stato utilizzato principalmente come pelle, non come elemento diciamo di sostanza. In alcuni casi la casa in legno è stata interpretata principalmente come sistema costruttivo per la sua velocità di esecuzione, per la sua forse maggiore precisione, ma poi dopo non è stata tradita, diciamo, nella sua restituzione, perché comunque molto spesso ci troviamo a vedere edifici completamente rivestiti con il cappotto, l'intonaco, e anche nella soddisfazione di chi poi li abita sentirsi dire che sono degli edifici che sembrano tradizionali quando in realtà sono in legno. Ecco, forse qui qualcosa non è andato nel verso giusto e dobbiamo probabilmente riprenderci un po' di consapevolezza. Io parto sempre e mi trovo anche come dire in fondo completamente d'accordo nel dire che in fondo, parlando di legno, non dobbiamo dimenticarci che l'utilizzo e il risultato finale è un oggetto che però deve essere dentro un contesto che non va dimenticato. Ritorno, ne ha parlato prima Roberto, ritorno con l'esempio di Vrin, l'esperienza di Caminada che appunto non si è occupato soltanto, è un caso quasi straordinario, insomma, no? A pianificare la crescita di questo piccolissimo villaggio in un'area molto periferica, nel senso buono, dei Grigioni, come dire, occuparsi di quello che doveva essere l'inserimento di ogni singolo edificio, ma ad occuparsi anche della tecnologia della realizzazione di ogni singolo edificio, per cui tutti questi elementi che sono stati introdotti dovevano essere posti correttamente dentro il contesto, non risultare estranei doppiamente per la loro novità e anche nel loro disegno. Qui appunto abbiamo visto prima questo gruppo di piccoli edifici stalla con il macello, e fino ad arrivare a quello che è appunto la camera mortuaria, che come singolo oggetto, ci ha raccontato prima Roberto, come dire, riveste, come dire, qualche declinazione, anzi è una declinazione di un sistema costruttivo molto chiaro, che però Caminada poi dopo ha declinato ulteriormente. Io qui ho inserito qualche foto, fortunatamente, che non aveva inserito Roberto, che ci racconta di come in fondo qui non ci si è fermati ad un sistema come dire industriale, qui si è sperimentato in modo molto molto spinto una riattualizzazione di qualcosa che di radicato nei secoli, e Caminada è sicuramente uno degli, diciamo, dei progettisti di riferimento in questo senso, perché non ha rinunciato a quello spirito di ricerca e di riattualizzazione che in fondo l'architettura di montagna ha fatto suo nel corso, diciamo, degli ultimi 150 anni. Qui ci sono alcune immagini che ci raccontano di come quello che vediamo da fuori in realtà ha una natura ben diversa ed estremamente complessa, però di grandissimo fascino.
Volendo tornare invece a quello che è il mio brevissimo accenno sull'esperienza trentina, ecco, sono contento, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato un lavoro sicuramente importante. Le 6 edizioni di quello che è stato il premio Costruire il Trentino, che è nato prima come rassegna e poi si è trasformato in un premio, raccontano un territorio che è cambiato, quasi 600 progetti raccolti, non sono sicuramente come dire, una cartolina completa, però hanno inquadrato qualcosa che stava succedendo. Io ho selezionato 4 progetti più recenti che però raccontano l'utilizzo del legno tra i progetti premiati e selezionati, che secondo me forse maggiormente hanno mantenuto la sincerità e la coerenza su questo materiale. Uno l'abbiamo visto prima, cioè il tema delle infrastrutture. Tantissimo si è fatto sulle grandi strutture e anche in parte sulle infrastrutture. Questo è l'esempio del ponte di Fondovalle a Cavalese, un progetto presentato nell'edizione 2001-2008, e anche in questo caso è stata fatta una rilettura di quella che poteva essere una tipologia anche dettata dal sistema costruttivo, però c'è stato anche un lavoro molto importante per cercare di evitare quello che è stato un po', come dire, una deriva di alcuni anni fa, per cui le strutture lamellari avevano dimensioni veramente ciclopiche, e invece qua si è sdoppiato un po' il sistema strutturale per renderlo più snello. Insomma, è stato fatto un lavoro che secondo me era interessante ed è tuttora interessante, e che ha ragionato con quelle che erano le tendenze di quel momento, anche per le grandi, non so, penso alle palestre, alle grandi strutture di copertura. Quindi qui abbiamo un'infrastruttura, e poi ho preso un altro esempio, qui abbiamo anche il progettista peraltro, però una cosa molto piccola, quindi passiamo da un'infrastruttura a una cosa molto piccola, però anche in questo caso un po' nell'idea della casa nella casa, come poi peraltro si intitola il progetto, si è voluto, come dire, denunciare in modo molto chiaro l'utilizzo del materiale senza mediazioni e anche come dire, con grande coraggio. Anche qui c'è stata una forte discussione anche in fase autorizzativa, se non ricordo male, per cui insomma alla fine si è riusciti a portare a casa questo lavoro che fa riflettere anche rispetto ad una preesistenza che aveva sicuramente delle caratteristiche diverse. Passando invece agli ultimi due progetti, che sono poi legati all'ultima edizione del premio, qui abbiamo il bivacco del rifugio Pradidali, anche in questo caso un edificio molto piccolo e che come dire, risponde un po' a quello che ci ha fatto vedere anche prima Roberto. Insomma, qui c'era anche la necessità di avere un sistema costruttivo che fosse facilmente trasportabile, che fosse facilmente assemblabile. La risposta è stata anche tradotta in modo molto, molto chiaro in termini formali e anche molto coraggioso, perché comunque, come voi sapete, sul tema dei rifugi qualche anno fa, soprattutto dall'Alto Adige, è partito un dibattito molto acceso. È un terreno accidentato soprattutto per i progettisti, perché è legato ad un tipo di pubblico che, come dire, è legato ad immagini che si richiamano, virgolettato, alla tradizione. Poi in realtà, insomma, Roberto è molto più titolato di me a raccontare come in realtà, insomma, la tradizione sui rifugi sia un elemento molto relativo. E qui abbiamo un'altra immagine sempre del rifugio, e chiudo con un altro progetto che abbiamo visto anche prima e che è stato premiato in più occasioni, che è appunto la casa
sociale di Caltrona, CLES, anche in questo caso un edificio ad utilizzo collettivo, un edificio che ha utilizzato in modo anche non convenzionale, più che altro per alcune scelte strutturali, il legno, e che ha nuovamente denunciato in modo secondo me sincero il materiale senza mediazioni. Ecco, questo io credo che sia un tema su cui fare una riflessione. Il legno ha caratteristiche, potenzialità veramente importanti, e quelle che sono state diciamo le novità tecnologiche, che poi non sono ormai più novità, sicuramente hanno aperto lo scenario del costruito a nuovi obiettivi, però ecco, soprattutto sul residenziale o comunque sul civile, in alcune situazioni il legno in fondo è stato un po' tradito anche da quest'ansia da prestazione, no? Che ne parlavamo prima, però in fondo il connubio, e qui lancio un po' una domanda che vuole essere anche uno spunto di riflessione poi per dopo, ma insomma i vari protocolli di certificazione molto spesso hanno anche imposto alcune modalità di intervento che sicuramente poi andavano un po' a tradire l'immagine della struttura, e forse lo abbiamo visto in più occasioni, e anche per quanto riguarda le forme ci siamo trovati in alcune situazioni ad aver imposto la forma dalla necessità di arrivare a raggiungere determinate prestazioni di tipo energetico. Ecco, su questo credo che ci sia stato in parte un cortocircuito e andrebbe probabilmente ragionato in modo un po' più critico. Grazie. Ringraziando l'architetto Marco Picorroz, chiamo ad intervenire l'ingegnere Danilo Balzan, che ci racconta la sua preziosa esperienza nelle Prealpi bellunesi, in un luogo lui particolarmente caro. E mi permetto di dire, siccome ha visto l'edificio, tradotto con sapienza e coerenza costruttiva e tipologica. Danilo Balzan. Scusa. Perché lo metto in... Vorrei metterlo in presentazione, scusa, ma... Dovrebbe essere. Vado così forse? No. No, proviamo. Scusa, ma... Apriamo una. Ho visto, Non andare. Grazie, scusate. Torno indietro. Mi dovreste scusare, spero di non annoiarvi, perché mi era stato chiesto un intervento molto più lungo per sopperire un problema, quindi ho rimpolpato, quindi salterò moltissime cose. E... mamma mia, scusate. Se prosegue così andiamo benissimo. Vabbè, ve lo vedrete così, perché non riesco a... col tasto adesso, andare in presentazione. Bravissima. Grazie. Parto con una visione dall'alto, ed è per declinare, è una foto che abbiamo fatto qualche giorno fa con il drone, mi sono divertito con un bambino e per cui l'ho anche esibita, è fatta da Luca Chistè. E per inquadrare però il paesaggio, è una zona nella quale sono... Ah beh, io guarda, a questo punto vado così perché, scusatemi, saranno meno piacevoli. È una casa a cui sono affezionatissimo. Per una volta si dice che un buon edificio deve essere fatto con un ottimo cliente e insieme con un ottimo committente. Se qualcosa è andato storto era tutta colpa mia, essendo anche il committente della casa. È un posto di affezione, un posto, era la casa della nonna, e un posto che è stato vissuto per molto tempo in maniera molto poco vissuta. A un certo punto si è deciso di sostituire questa vecchia parte di edificio, che lo vedete, qui c'è la casa in pietra, la parte poi aggiunta di questa casa
una parte che in parte era leggera, era fienile ed era un deposito, un autorimessa, un rimessaggio di poco conto. E la volontà dell'architetto subito, del progettista, era quella di fare un qualcosa di forte, di, in qualche modo di contemporaneo, di lasciare un forte segno. Dall'altra parte c'era l'aspetto affettivo che voleva non trasformare l'edificio e cercava anche sincerità. La prima operazione veniva anche chiara, questi grandi vuoti di legno riempiti potevano diventare delle grandi vetrate, la casa rimaneva ferma, ma forse la possibilità di un leggero ampliamento è venuta anche incontro per creare un qualcosa di un po' più diverso. Questa è la casa nel 77, nelle fotografie, la mostro intanto per un raffronto, ma anche per mostrare come in questa posizione, non so se la freccia si vede, c'è una piccolissima pianta, era una quercia che avevo impiantato allora e che oggi invece nasconde completamente l'intervento perché lo mimetizza. Quindi quello che vediamo in questa raffigurazione in realtà è un po' il primo idea, infatti ci sono pochi schizzi. Ho cercato, io sono uno che disegna molto, e ho cercato con difficoltà di trovare gli schizzi di questa casa che non c'erano in qualche modo. E perché? Perché siamo partiti da subito con questo collage, un collage sulla fotografia, che mostrava l'idea, e l'idea è quella di una scatola, proprio una scatola, perché lo è a tutti gli effetti, sono 12 pezzi, è una casa assolutamente sperimentale, un gioco, lo si può fare perché è casa tua, tant'è che è contro le norme, contro tutto ciò che sono regolamenti, eccetera. Sono 12 pezzi di legno, la storia dei 12 pezzi di legno è anche divertente perché 12 per 20 cm di spessore mi dovevano stare su un unico camion, fa 2,40 m del cassone, l'altezza massima era 3 metri, sarebbero dovuti venire con un camion ribassato e questa era la tematica. Il gioco era nulla di più, è la ricerca del minimale, no? Ovviamente. Poi 12 pezzi per me dipinti di nero fuori e lasciati integri dentro dava soddisfazione e l'ha data. Ho rintracciato solo col senno di poi questo men che disegno, però forse non ho memoria, ma era già con un'idea sviluppata perché si vede già la scatola, non so se la vedete in questa posizione, che scorre come su una guida per avvicinarsi alla casa. Questo ripercorre un tema che è un po' caro, che è quello di costruire per blocchi. L'idea della finestra mi ha sempre un po' infastidito, mi piace più lavorare per vuoti e per pieni, quindi questa idea di avvicinare la casa lasciando due stacchi da una parte e dall'altra mi soddisfaceva perché non ricorrevo alle finestre. Qui c'è un accenno invece a quella che poi sarà una finestra in posizione un po' diversa. Questo non posso dirlo, ma questo lavorare per blocchi e poi l'ho tradotto in generale non col legno. In questi casi qua, questo è il primo esperimento che avevamo fatto in via Brennero per una casa in un sistema che avevamo in qualche modo pensato, che era il termovand, dove i vuoti erano creati dall'accostamento di grandi masse murarie. La prima casa residenziale fatta per blocchi di calcestruzzo, dove le finestre erano la mancanza di blocchi. Ecco, lasciamo perdere, i 12 blocchi torno alla casa, in questo caso i 12 blocchi sono stati costruiti in questo tridimensionale, questo è proprio lo spaccato costruttivo perché i pannelli poi sono in un tridimensionale, sono dei pannelli che hanno solo delle fresature per il passaggio degli impianti che poi saranno chiusi, però il pannello è assolutamente un pannello unico e questi sono i 12 pezzi che avevo pensato, il solaio con lo stacco e il tetto. Che anche questo, ecco, all'inizio i pannelli non erano pensati come pannelli, ma erano pensati in un balloon frame, cioè in tradizionale coibentato. Il tetto però non mi dava soddisfazione perché non era strutturale, quindi diventava sistema altro. Ecco perché, e non poteva essere tradotto in un pannello di quel tipo. Quindi ecco perché la scelta dell'X-Clam. Aggiungevo a questi dei pannelli che poi non sono stati fatti, a parte soltanto lo scorrevole, perché le chiusure, anche queste scorrevoli, interne alla casa, alla fine non sono state fatte, le finestre sono rimaste aperte. All'interno c'è il gioco della scatola nella scatola, soltanto dei pannelli in X-Lam di solo 6 cm creano una scatola che ha servizio igienico con la chiusura del soppalco nella parte superiore. Anche le armadiature, invece, è l'unico pannello da 3 cm, in X-Lam, ma da 3 cm per le chiusure delle ante degli armadi. La storia poi è divertente, perché mi arriva questo. Mi arrivano 14 pezzi, il solaio era stato spezzato in due parti, e dall'Austria
e i pannelli sono stati messi 3 metri di larghezza con un carico poi non eccezionale perché non si poteva, ma sono comunque arrivati con il camion messi in orizzontale. La cosa quindi tradisce la casa del progetto in 12 pezzi per stare nel cassone, ma arriva così. E qua cito ancora l'architetto Kaufmann, che mi ha fatto un enorme piacere telefonandoci, perché era incuriosito, loro sono i produttori di questa casa, ed erano incuriosito dal fatto che avevo fatto ordinare e vedere se era possibile piallare anche la parte interna quanto l'esterna, perché prima i pannelli non erano prodotti così. E lui stava facendo o aveva prodotto quell'edificio a rifugio che usava esattamente la stessa tecnica. La scomodità fu che portandoli in orizzontale il camion non riusciva a entrare attraverso il piccolo villaggio d'ingresso, quindi abbiamo dovuto depositarli e poi con l'autogru portarli dentro. Ma comunque, ecco, questi sono i pannelli frisati. La casa demolita nella parte, fondazione molto semplicemente, pannelli in appoggio, la bellezza di vedere la casa montata in 2 giorni, questo sì. Ecco, qua c'è lo stacco dalla parte muraria che era preparata, il taglio nel soffitto. Ah, quello che va detto, lo spazio è uno spazio molto privato, molto intimo, è una casa per amici fondamentalmente, quindi tutto l'ampliamento, c'è un deposito da una parte sotto la parte in falda, il resto è un soggiorno doppio, su 2 piani, c'è un soggiorno basso pranzo e un soggiorno superiore piuttosto ampio con un soppalco e un bagno, ma è uno spazio fondamentalmente per gli amici. Ecco il pezzo molto grande, questo sono 10 metri di facciata, 10 metri anche il tetto che quindi è strutturale. L'interno, ecco qua l'idea della scatola rende bene l'idea, qua siamo all'interno di un elemento dove non c'è rivestimento né interno ed esterno e questo è il gran divertimento. Quello che dicevano molto bene un po' tutti qui, la sensazione della pelle è un qualcosa che a me dà sempre fastidio e tutti i tentativi che faccio nei miei edifici sia di non avere pelli né interne né esterne possibilmente, ecco perché del termovand come idea. E la stessa cosa nasce qua, quella casa ha questo soddisfacimento che il materiale, perché questo è un X-Lam, è un materiale, però lo sento nella misura in cui lo sento come materia tutta, come massiva anche, no? Qua si aggiungono dei pezzi, comincia a arrivare il vetro, che però è solo appiccicato, una lezione yemenita, devo dire, qua, dove la separazione fra il vetro fisso, cioè la parte di visiva, e la reazione invece viene giocata diversamente con un porto. Chiaramente questa casa è una casa che non figura come residenziale, non potendolo fare, credo che provocatoriamente l'abbia inserito nella norma come atelier d'artista, perché non ho memoria di come poterlo fare. A terra c'è un vetro per mostrare anche e da sotto e da sopra il soggiorno più o meno superiore, e tutte le aperture sono simmetriche perché la casa ha questa caratteristica di avere un paesaggio su 2 lati assolutamente bello, piacevole, ma anche molto diverso. Da una parte c'è la quercia fondamentalmente, dall'altra c'è un paesaggio che quasi vede la simmetria con l'edificio un po' più arredato. Le finestrelle sono 3, il minimo che mi serve per fare la gestione del movimento dell'aria, che deve essere assolutamente naturale. Torno all'esterno per vedere l'addizione, qua corro un pochettino, qua si vede un po' bene credo la scatola come elemento così aggiunta, la finestra semiaperta. Ecco, questa è un po' la caratteristica per chi viene alla casa, la vede così anche perché non è mai chiusa, e c'è questo prato che in qualche modo entra nella casa e esce dietro. La finestra dietro la casa è incassata, quindi metà casa è rialzata. Ecco, tutto è giocato sul low tech, lo scorrevole è uno scorrevole e si tira però con una leva che qui ancora non c'era, l'aggancio è semplicemente un lucchetto. La finestra è un pezzo di muro troncoconico che si apre, fermato con una cerniera tradizionale da anta, continua.
Altro elemento che a me era di interesse e che mostra un po' i limiti e le problematiche che dà sempre il legno, volevo assolutamente che questa casa poggiasse come poggiava prima sul prato, cioè che non avesse marciapiedi, no? In qualche modo, però il legno non deve stare staccato, deve stare sollevato, non puoi. E allora l'abbiamo, come dire, inserito in un intercapedine che sta tutto intorno alla casa, e intorno alla casa c'è soltanto un grigliato metallico completamente affine, in modo che la casa possa davvero figurare come appoggiata nel prato. Qua era ancora l'inizio, quindi il grigliato erboso era ancora presente, adesso non lo è praticamente più. Ecco, il dietro è più basso perché c'è questo dislivello di 70-80 cm. Ecco, le finestrelle che vedete sono un po' la circuitazione dell'aria, no? L'high tech è mostrato da un bastoncino di legno e da un occhiello. Vedete bene? La finestra con la vista della quercia, paesaggio un po' bucolico, il passante sempre, no? Qui c'è questo stacco che mostra lo stacco anche dall'altra parte. E questo è un qualcosa che è bello da percepire, almeno così dal mio punto di vista, sia dall'esterno, perché c'è questa trasparenza, che dall'interno, perché si ha sempre la percezione di luce. Questa è una foto dall'alto. Ah sì, e finisco con delle viste degli interni che mostrano una certa essenzialità e il calore tipico del legno. Aggiungo qualcosa che mi ha trovato veramente molto convinto, quel discorso relazionale, no? E, la casa in pietra, che ha la sua solidità e la sua preesistenza, e l'addizione, in qualche modo non mi sarebbe riuscito oggettivamente di reinterpretarla, di viverla, di sentirla diversamente da un materiale diverso dal legno. Cioè era come se il legno in qualche modo diventasse un po' una scelta obbligata, forse una pigrizia mentale, però ecco, mi sembrava un elemento molto onesto. E ho quest'altra fotografia per mostrare un po' queste bucature e la pianta fuori. Il taglio a pavimento che dà sempre questa percezione che l'edificio sia unico, e poi c'è questa scatola all'interno della scatola, con i due passaggi laterali e l'accesso, dietro c'è la scala e la salita a un soppalco, servizio igienico appunto, il passaggio alla vecchia casa di là, la salita al soppalco. Anche questa svuotata con una scala leggera che lascia passare la luce, e la luce è un altro elemento molto forte, che però è, come dire, il positivo negativo, no? La luce è il risultato di mancanze, con gli effetti un po' così, insomma. Il soppalco sopra. Sotto invece l'edificio porta le altezze, che sono quelle più basse, tipiche delle case di montagna. Lo spazio più compresso, alto 2,40 m, mi pare di ricordare, col caminetto in fondo, che è un blocco assolutamente centrale, quindi è una grande forza, perché questo grande elemento di metallo diventa anche un forte elemento radiante, che è una bella funzionalità. Ah, mi piace ricordare in fondo la chiusura del sottoscala con una fotografia di mio padre, aveva 8 anni, era il 1928, con la nonna, e il gioco di un'apertura un po' basculante permette di vedere le due figure, un po' angosciante quella della bisnonna. Ecco, questa è la parte sul... Ecco, questa parte qua mostra la finestra, il taglio, l'avvicinamento con il salto di quota fra la parte davanti e la parte dietro della casa. Basta, vi mostro solo l'immagine finale bucolica e lascio lo spazio. In che senso? No, non ce l'ho. Non ho proiettato video. Bene. Volevo ringraziare l'ingegnere Danilo Balzan, perché con questo progetto, secondo me, è riuscito a cogliere le qualità di un buon progetto di architettura, che è quello di trasformare il sito in luogo. Dalla prima immagine che ci ha fatto vedere mi ha suggestionato, poi vedendo anche l'edificio, come dire, l'immagine dall'alto, che le tracce anche nei campi diventano segni, che poi secondo me diventano anche progetti.
Questo si lega al racconto dell'architetto Dini, avete visto quelle immagini dove l'edificio diventa paesaggio ma si fa attraversare proprio in questo luogo liminare, è una cerniera sia dal punto di vista planimetrico, sia urbanistica, che anche in sezione, no? In questo colle. Quindi l'edificio è attraversato dal paesaggio e coglie quei caratteri di contemporaneità che abbiamo visto in quegli esempi svizzeri. Grazie Danilo. Adesso annuncio l'intervento dell'architetto Roberto Paoli, Nexus Associati, che ci farà una panoramica dei suoi lavori, credo con un'attenzione a Valesinella, e concentrandosi sul tema della traduzione della tradizione, anche in contesti molto articolati. Grazie Roberto. Buonasera, io farò un intervento un po' diverso, ma alla fine secondo me che è nel filo degli interventi che mi hanno preceduto, e devo farlo iniziando da alcune annotazioni autobiografiche, anche se forse non è... Allora, io penso sempre che sia importante dire da che parte si sta, cioè ogni volta che si parla davanti a un pubblico è sempre importante chiarire i punti da cui si parte. E il mio intervento è giocato fra la tensione fra questi due citazioni. Adolf Loos diceva: non temere di essere giudicato non moderno. Le modifiche del modo di costruire tradizionale sono consentite soltanto se rappresentano un miglioramento. In caso contrario, attieniti alla tradizione, perché la verità, anche se vecchia di secoli, ha con noi un legame più stretto che la menzogna che ci cammina a fianco. Ed un'altra citazione che sembra il contrario, ma che in realtà è la faccia della stessa medaglia, di Armando Ruinelli: un'architettura che imita la tradizione senza interpretarla attraverso la cultura del presente è disonesta e irrispettosa. A me questa cosa qui interessa, perché mi interessa la tradizione, ma mi interessa anche guardarla con gli occhi del contemporaneo. E se uno bada bene, che cos'è la contemporaneità se non la sedimentazione della tradizione? Quindi io cercherò di dire cosa ho voluto dire costruire, fare alcune costruzioni per me in legno, anche se io amo più costruire come Danilo in calcestruzzo, cioè a me piace più il calcestruzzo del legno, però essendo nato e vissuto qui, in qualche maniera io ho dovuto fare i conti col legno, no? E questa immagine qui, per riallacciarmi a cose che sono già dette, parla della nostra condizione di essere trentini. Prima Roberto Dini mostrava questa carta interessantissima delle aree del muro e delle aree del legno, e noi siamo a metà, cioè noi non siamo né nell'area del muro né nell'area del legno, ma lo siamo secondo me perché abitiamo qui, no? Cioè qui qui vedi delle cose massicce, delle cose tettoniche su cui appoggia poi il bosco, su cui appoggia qualcosa di più leggero e di più, soprattutto di più variabile, non solo perché l'anno scorso è venuta vai e ha spazzato via, ma variabile anche perché l'uomo a un certo punto decide di variarla. Questa è un'immagine della Val Brenta, fra l'altro c'è qui nel pubblico, c'è Giacomo Ceranelli e Daniele Bolza, a cui io farò riferimento in questa mia comunicazione, dove si vede la Val Brenta che a un certo punto, il fondo della Val Brenta è stato completamente disboscato, c'era una faggeta stupenda per fare la ferrovia, insomma quella che passa qui. Quindi noi nasciamo in questo ambiente che ha una parte permanente e una parte variabile, no? Cioè noi viviamo dentro questo mondo, dentro questa continua ambiguità, e io credo che sia giusto tenerne conto immaginando le nostre architetture. Infatti in Trentino, a parte alcune eccezioni, è difficilissimo trovare un'architettura solo di legno, no? La nostra architettura si fa sempre di una parte di caverna e sopra di una parte più leggera in legno, cioè questa è una costante. E inizio, adesso questa è la nota autobiografica, io inizio la mia attività, insomma, neanche di architetto, di giovane studente, entrando nello studio di Ivo Bonapace mentre si sta curando questo volume, che secondo me è ancora uno dei più interessanti sulla produzione della tradizione in Trentino.
e sui tavoli dello studio in quegli anni lì c'erano questi disegni qui. Questa è la pianta dell'abitato di Rango, dove è chiarissimo quello che dicevo prima, cioè questo abitato che si fa di questa parte che è caverna, di questa parte di muro che è caverna, che si incassa nel muro, che ha una sua tettonica. Questo è il piano superiore, che è ancora più interessante perché fa vedere come questa cosa a caverna può essere, si può entrare a diversi livelli, a diverse quote, ha proprio un rapporto col terreno. E poi queste cose qui diventano questo, no? Cioè, questo non è Rango, sono altri paesi, però sopra questa base in muratura molto solida, molto tettonica, si costruivano queste cose che avevano queste pendenze assurde, erano fatte di paglia e cambiavano nel tempo. Cioè, se noi adesso andiamo a vedere questa casa qui, non è più così, no? Cioè, poi sono arrivate le tegole, le pendenze sono cambiate, e questo secondo me dovrebbe aprirci uno squarcio molto interessante. Anche chi tutela i centri storici dovrebbe capire che probabilmente ci sono delle cose che devono permanere e altre sulle quali si potrebbe effettivamente aprire un dibattito e vedere come possono essere, no? E io, quando arrivai in studio e vedevo queste immagini qui, diventavo letteralmente matto. Cioè, era una roba che a me mi sconvolgeva, no? Dopo queste cose qui bruciavano nel giro di 10 anni, bruciavano 3-4 volte, cioè era veramente un mondo che parla di permanenza e di variabilità, di cose che durano e di cose che cambiano. E io credo molto in questa cosa qua, no? Perché anche noi siamo così. E poi ho avuto la fortuna che si doveva laureare anche mia moglie, a un certo punto. Di solito gli architetti si sposano con architetti o comunque stanno con architetti, e mia moglie aspettava già la nostra prima figlia e decide di fare la tesi sul Maso Curio. Il Maso Curio è una delle architetture probabilmente più belle del Trentino, e lì l'abbiamo smontato praticamente tutto. Cioè, è stato uno studio proprio sulla tecnologia, sul perché venivano fatte queste cose qui, sul perché per esempio tutto il Maso Curio costruito senza neanche un chiodo in ferro, no? Sul perché comunque anche qui c'è una base in muratura e poi c'è questa costruzione qui tettonica anche se è di legno, e proprio qui l'abbiamo vivisezionato. Questi sono i disegni di mia moglie, e poi l'abbiamo proprio fatto a fette e abbiamo cercato di capire com'era questa cosa. Soprattutto abbiamo cercato di capire perché, per esempio, i legni venivano tagliati in un certo modo, perché si lavorava solo con l'ascia e non si segava. Cioè, tutta una serie di questioni che ci hanno interrogato molto, e proprio ce lo siamo smontato virtualmente pezzo a pezzo, l'abbiamo rimontato. Questa è stata un'avventura eccezionale, perché confrontarsi con un monumento del genere, fra l'altro questo monumento è sopravvissuto perché a un certo punto l'ha comprato un ex Miss Italia, cioè era di 17-18 proprietari, questa signora molto stravagante ha deciso che lo comprava. Se non l'avesse comprato lei, i 20 proprietari non si sarebbero mai messi d'accordo sulla riparazione, sarebbe caduto. E da questa signora io ho imparato una cosa molto bella, che dopo ho portato anche nel restauro, perché dopo ho avuto anche l'avventura di restaurare questa cosa. Cioè, che lei, senza chiedere niente, senza chiedere la sovrintendenza, ok, tutti gli anni cambiava un pezzettino, faceva una piccola manutenzione. E l'unico modo perché questi oggetti sopravvivono è questo, cioè continuare a farlo vivere come l'avrebbe fatto costruire il contadino. Cioè, quello che diceva l'osso, insomma, no? Cioè, continuiamo. E per me questa è stata una lezione veramente grande. Proprio questo era il Maso Curio prima del restauro. Ci sono queste grandissime pareti, fra l'altro poi anche questo porta il segno di un incendio, porta tutta una serie di questioni. Questo era la casa del latte, che era bruciata, era andata distrutta. E voi vedete che anche il legno qui ha una sua tettonica, insomma ci sono questi pilastri di larice che poggiano su scaglie di legno che hanno una forza incredibile. E questa parete a sud è... Ecco, andando avanti, per non farvela molto lunga, il sindaco di Caderzone mi chiede a un certo punto di fare il restauro del Maso Curio, che dopo tutto questo studio è stato molto semplice, perché non abbiamo fatto altro che fare un restauro che non si vede, sostituendo pochissimi elementi
e soprattutto dicendo in un edificio così l'unica funzione che può entrare è quella che aveva, cioè qui si parlava di fare la sede del parco, si parlava di fare chissà che. L'unico modo per tenerlo vivo e per mantenerlo in rapporto col suo territorio è continua a rimanere stalla. Poi non ci sono riusciti, ma secondo me si potrebbe anche provare, insomma, ecco. E vabbè, questo è l'edificio dopo l'intervento, cioè riconoscete gli elementi che abbiamo inserito solo perché sono un pelino più chiari, ma se andate a vederlo adesso non c'è nessuna differenza. Vabbè, dopo c'è tutta la storia che se voi andate a prendere tutte le misure di questo elemento qui, vedete che Le Corbusier non ha inventato niente, tutte le misure del modulo sono qui dentro. Qui per esempio si vede il portico, voi vedete gli elementi che abbiamo sostituito, ma è stato proprio dentro la continuità più assoluta, insomma, anche nel modo di lavorare, nei colpi d'ascia, in tutto quello che insomma eravamo riusciti a capire, forse non abbiamo capito niente, ma... Queste sono le stalle, questo è questo grande spazio sopra che è il fienile, questo è il sottotetto, ecco l'unica cosa che ci siamo permessi è di mettere qualche controvento in più nel sottotetto perché il nostro intervento l'abbiamo fatto dopo le grandi nevicate della fine degli anni 2010 e lì il Maso insomma aveva avuto un po' di... Ecco, questa invece è la storia proprio del Maso, perché la signora aveva la passione dei tori, lei allevava solo tori e questi sono i nomi insomma, dei tori. Se voi vi fermate qui trovate nomi eccezionali, Ermoso, Roffredo, insomma tutta una serie di cose. Questa è una storia e poi il Maso porta dentro l'altra storia, questa è la Madonna con Gesù Bambino, Santa Barbara e poi qui si vede poco ma c'è il Maso colpito dal fulmine. No? Cioè, quindi è un'architettura che è grande perché tiene sia il sacro che il profano, sia la vita che lo spirito. Insomma, no? E dopo questa esperienza qui, proprio Giacomo Ceranelli, che era presidente della Comunità delle Regole, mi chiama per ricostruire la Malga Brenta Alta. Questo è un luogo eccezionale, ai piedi del Crozzon del Brenta, dove, questo è tratta dalla guida del Gambillo, dove si fermavano tutti gli esploratori del Brenta. Cioè ci sono diversi taccuini che dicono ci siamo fermati nel Brenta, c'era una signora che ci ha dato il latte, e pian pianino però questo luogo era stato un po' dimenticato. Cioè questa è, voi vedete la Malga e vedete il Crozzon del Brenta, vedete che siamo dentro un luogo eccezionale. Questa è una delle ultime foto quando la Malga era attiva, e poi nel tempo questa cosa si era andata perduta, insomma, tanto che quando noi siamo intervenuti questo era quello che si trovava nel luogo. E lì cioè, è stato un po' un giochetto, è stato come dire riproviamo a vedere se con le tecnologie che avevamo un po' visto nel Curio riusciamo a rimettere insieme. Cioè è una cosetta minima, però anche qui provare a ridisegnare questa cosa, a costruirla senza nemmeno una connessione in metallo, e così un piccolo gioco. E ci siamo tolti questa soddisfazione usando solo l'arice d'alta quota, facendo tutto lavorato ad ascia, e abbiamo composto questa cosa, insomma, che è così, era così, adesso è un po' modificata, però insomma, ci ha dato una piccola soddisfazione, cioè il riprovare a rimisurarci con una tecnologia, cioè capendola, no? Capendo che comunque anche la costruzione in legno ha una sua tettonica, che si può costruire un muro anche con il legno e cose di questo tipo. Anche la porta, tutto, cioè proprio tutto non ha nessuna parte in metà. E questo, insomma, questo è stato un esercizio, insomma, che ci ha fatto pensare abbastanza. Anche qui vedete, questo era l'elemento che teneva il paiolo che dopo girava sul focolare, anche questo tutto fatto con pioli di maggio ciondolo, insomma, tutta, recuperando poi tutte anche le essenze, insomma, che venivano usate nella tradizione. Questa è la porta. E dopo, sempre la Comunità delle Regole, sempre Giacomo Ceranelli, avevano questo bellissimo edificio che si trovava nel luogo dove c'era il vivaio della Val Brenta. Un luogo dove praticamente quando c'era
la selvicoltura, diciamo, quella scientifica, agronomica, lì venivano coltivate tutte le pianticelle che dopo venivano piantate nel bosco. Cioè, quindi qui vedete c'era questo edificio che è già stato snaturato, fortemente snaturato, e questi erano gli orti dove venivano coltivate le pianticelle. Cioè era una questione proprio scientifica, no? Cioè, vedete, sembra quasi un ospedale, una roba chirurgica, guardate anche la signorina, sembra quasi un'infermiera. E l'edificio che era arrivato a noi era questo, un edificio che in qualche maniera portava dei segni, no? Perché vedete, aveva un portico davanti che era stato ricostruito in cemento, ma sicuramente non era in cemento, no? Un edificio che comunque continuava ad avere un rapporto col terreno molto interessante, perché si entrava da sotto, si entrava da sopra, e qui è nata l'idea di provare a fare un tipo di turismo alternativo. Qui siamo a 7-8 km da Madonna di Campiglio, quindi provare a dire: è possibile vicino a Madonna di Campiglio fare un turismo diverso, che non sia un turismo massificato, ma che sia per gente che veramente vuol venire qui e stare a contatto con la natura e provare a ritrovare un contatto diverso con la natura. E niente, e qui abbiamo ripreso in mano questa cosa e abbiamo provato a ricomporla, anche qui riutilizzando un linguaggio diciamo tradizionale, cioè io non ho paura di dire tradizionale, cioè provando a dire: proviamo a ricomporla, no? Quindi ricompare il portico, si ricostruisce in legno, si riaprono le grandi finestre del frenile e le riutilizziamo in legno. Dal punto di vista funzionale è molto semplice: sotto ha un punto di accoglienza con un piccolo barrettino, la sala pranzo, tutti gli spazi, gli equipaggiamenti, cucina, depositi, vanno a finire in uno spazio interrato, così che si mantiene questo rapporto col terreno che avevamo visto. E sopra ci sono 7 piccole stanze, tutte col soppalco, dove praticamente la gente viene e sta a postare effettivamente a contatto con la natura in un luogo molto semplice. E ricostruiamo tutta la parte superiore in legno. Manteniamo gli impalcati, l'impalcato era fatto di travetti accostati, e proviamo a recuperare tutta questa tecnologia. Ecco, qui si vede bene il rapporto col terreno e lo ridisegniamo completamente in legno. Ecco, qui riapriamo quelli che erano le aperture del fienile e proviamo a dare una... E questo è il risultato. Questo è vicino ad un fiume, ricostruiamo questa cosa, e devo dire che questa cosa ha avuto un grandissimo successo, cioè è frequentatissimo e tutti quelli che ci vanno trovano che è una cosa bella. A me il pregio di questa cosa qui non sta tanto forse nel dettaglio, è che comunque sembra una cosa che è sempre stata lì, cioè questo io lo devo dire, questo è forse il pregio più grande di questa cosa. E dopo sì, vabbè, abbiamo provato a ridisegnare le connessioni, a fare tutta questa cosa, comunque tutto un lavoro, insomma, di ripresa della tecnologia, proprio per capire anche come il legno si può riutilizzare. Se vedete, alcune cose sono riprese pari pari dal masocurio, ma la cosa bella è che poi, non avendo visto delle foto, ultimamente sono venute fuori delle foto che non si conoscevano e ci siamo andati veramente molto vicini a questa cosa. Questi sono gli spazi interni, dove dentro alcuni elementi sono molto semplici, molto... Ecco, questo è di notte questa cosa diventa una grande scatola luminosa. Ecco, l'altra cosa che vi faccio vedere, anche prima Danilo parlava di spazi d'affezione, questo è il rifugio che era sempre stato della mia famiglia, adesso di mia sorella, e questo è Valesinella, quando Campiglio comincia a essere la stazione turistica, era il luogo dove le principesse andavano a passeggiare. Mio papà nel 50 ha questa intuizione di costruire questo piccolo rifugio, che poi nel tempo, come succede da lì, insomma, si allarga, diventa, gliene attaccano pezzi, insomma si perde un po' il rapporto con le cose, no? Allora a un certo punto mia sorella comincia a dirmi: ma insomma, bisogna metterci mano, non si può più andare avanti, insomma è una cosa che non funziona più, dal punto di vista normativo non funziona più,
e decidiamo di, decide di buttarlo a terra, fra l'altro fidandosi di me ciecamente. Insomma, io lì sono stato veramente, come ha detto Danilo, anche lì, cioè sono stato un po', sono stato tutto, insomma, anche poi sentendomi responsabilità molto grossa addosso. Comunque l'idea qui, anche qui, è molto semplice, quello che dicevo prima, c'è un basamento in pietra che risolve l'attacco col terreno e poi sopra si costruisce un volume molto semplice, in legno, in Ixlam, tutto rivestito in scandole, con una distribuzione molto semplice, sono 7 stanze, anche queste col soppalco. Questa cosa del soppalco è una cosa che mi ritorna molto, perché secondo me chi ha vissuto in montagna ha sempre questa idea dello spazio molto articolato. Io mi ricordo i sogni da bambino, quando si immaginava che da una vetta all'altra si tirava un filo, si passava, no? C'era questa idea, insomma, degli spazi con diversa altezza, insomma, tutto. È un volume molto semplice che ha un semplice slittamento che serve a distinguere quella che è l'abitazione del proprietario dalle 7 stanze per gli ospiti, e poi ha questa trovata, insomma, questa cosa di questa specie di cannocchiale che dovrebbe essere quello che cerca la vista giusta col paesaggio, cioè questa cosa che si incastra dentro, guarda le montagne, dovrebbe essere l'elemento che ci aiuta a trovare la giusta distanza per guardare le montagne. Questo, vabbè, il cantiere. Il cantiere, questa è la parte in muratura, è stato molto interessante, insomma, tutti questi ferri. Già il cantiere, insomma, suggeriva alcune questioni che sono botte di culo, non è che... E dopo, vabbè, la parte sopra è costruita in pannelli in Ixlam, tutto molto semplice. Questo è il momento sempre molto bello di quando si costruisce in Ixlam, quando si poggia l'ultimo pannello, che uno dice, ma perché magari non facciamo un finestrone lì? Se fossimo stati al mare forse andava, ma forse a Campiglio no. E dopo, vabbè, questo è il cantiere con tutti i suoi disastri, questo è il collaudo invernale del primo anno, e questa è la cosa finita. La fine è una cosa molto semplice, completamente rivestito in scandole, anche qui, come dice il Danilo, cercando di non costruire finestre, ma costruire o queste fessure o queste profonde logge. Questo è il rapporto che ha col paesaggio. E questo è il rapporto invece fra il bosco e questo elemento. Ecco, basamento, tutto molto semplice alla fine, perché doveva costare poco e doveva essere costruito in poco tempo. Le finiture sono in corten. Ecco, questo si vede, questo elemento, insomma, che deve un po' andare a trovare, che cerca questo rapporto. E poi sopra ha questi spazi sotto, si scava e ha questi spazi accoglienti per stare all'ombra, per stare quando si piove. E il resto è risolto tutto in maniera molto semplice, ghiaia, cioè cercando proprio di ritrovare un rapporto molto naturale con l'intorno. Ecco qui, adesso, se andiamo a vederlo adesso, questa cosa qui è stata pensata, vedete che qui si vedono le macchine, c'era un grande parcheggio davanti, da quest'anno siamo riusciti, anche con la collaborazione della comunità delle regole e degli altri enti, a toglierlo, e adesso questa cosa è completamente in mezzo al verde, quindi noi vediamo le montagne che si specchiano e tutto il verde, insomma, infatti bisognerà tornare a fotografarlo. Questo è il dietro, quindi vedete che questa è la cucina, e questo è quello sfalsamento, quella di là è la casa del gestore, queste di qua sono le stanze. Qui sono dei dettagli, cortene, scandole. Ecco, questo è l'interno è molto francescano, molto semplice, cioè o sono pannelli in larice o è cartongesso, cioè proprio molto molto... E questo è quello che dicevo prima, cioè alla fine ti trovi con delle botte di culo, cioè salendo le scale, uno si volta, l'unica finestra che c'è è questa qui. E questo è il corridoio. Secondo me la cosa più bella sono proprio i corridoi, perché sono tutti con un'altezza molto... Solito Le Corbusier che ritorna, via via.
E queste sono le stanze. Le stanze sono semplicissime, però hanno sempre questa idea del doppio spazio. Doppio spazio è questo rapporto col bosco. Insomma, no? Qui passa la strada, ma quando tu sei nella stanza o sei proiettato verso il bosco, questa è la luce dentro questo palco, o sei proiettato verso quello, un po' quello che si diceva prima, sono questa capacità di dare anche sguardi nuovi, di proporre sguardi nuovi, e secondo me quello che dicevo prima, di porsi alla distanza giusta, no? Perché il problema è sempre quello, quando lavori su scale diverse bisogna trovare il modo che la distanza sia quella giusta. E questo diventa di notte gli scavi diventano luminosi. Ecco, e questa è la sala da pranzo. La sala da pranzo è sempre schermata con questo brissoleil in corten, a parte in un punto dove vediamo la vecchia malga, no? Cioè, come a dire, io comunque vengo da qui, no? Quello che dicevo prima, cioè questo rapporto con la tradizione comunque mediato sempre attraverso lo sguardo della contemporaneità. E questo è il contrario, dalla malga guardando l'albergo. Io ti faccio vedere altre due cose, molto, molto semplici, per dire che poi il legno può essere usato, cioè questa cosa dell'usare il legno come rivestimento a me non interessa, cioè se si usa il legno deve avere una funzione che dice qualcosa di più. Questo per esempio è una residenza, una piccola residenza a Ragoli, dove abbiamo usato questa specie di brissoleil su due volumi, quindi è una specie di ordine gigante, per dirlo. E anche qui il concetto di questa cosa è intanto avere questa parete molto dinamica, cioè se tu la guardi in un certo modo può sembrare una parete completamente chiusa, se tu ti metti davanti questa qui completamente si apre, ma soprattutto anche qui questa cosa, quando si è dentro, aiuta a trovare la distanza giusta col paesaggio fuori. Adesso vediamo se troviamo l'immagine. Ecco, questa cosa qui. Cioè, tu sei dentro questa cosa che da fuori sembra completamente chiusa, e quando sei dentro hai questo elemento che ti media col paesaggio. Secondo me, quando tu stai seduto qui, questa cosa qui ti aiuta davvero a trovare un rapporto diverso con quello che sta fuori, no? Cioè, da quella giusta distanza anche con la strada, dalla giusta distanza qui c'è un lago, c'è un castello, cioè diventa veramente un luogo interessante, con pochissimo, no? E questo invece è il balcone sulla parete davanti. Questa invece è la grande finestra che sta sul dietro, perché adesso qui non si vede, ma questa cosa poi a un certo punto ha un grande abbaino che si rapporta con la montagna dietro. E l'altro, l'ultima cosa che vi faccio vedere, forse questa un po' più, però anche qui quest'idea di costruire con legno un'immagine, questa è l'Agri 90, cioè la cooperativa che produce la farina di Storo. Qui la sfida era provare a dare un'immagine a questa cooperativa che ha un ruolo importantissimo per la Val del Chiese, perché ha messo a cultura un sacco di terra che altrimenti era incolta e sarebbe andata abbandonata, e questo elemento di legno che si rifà un po' ai graticci che c'erano in paese dove attaccavano le pannocchie del mais, diventa un elemento semplice che, come dicevo, rende vibranti le pareti e dà quest'idea, cioè gli dà un'immagine, secondo me, molto semplice, ma alla fine molto... Questo è dentro. Anche qui le cose più belle alla fine sono quelle che non sono mai pensate, no? Cioè, vai a immaginare che i tubi diventano questa cosa qui, cioè uno, anche se ci pensasse non gli succede, poi uno scopre queste cose qua. E questa è la stessa cosa sulla quale ci piace sempre lavorare, questa cosa che di notte il legno e queste lamelle ti danno questa capacità, si smaterializzano e la cosa diventa completamente diversa. Grazie. Volevo ringraziare Roberto Paoli, Nexus Associati, perché in qualche modo ci ha raccontato anche lui che il progetto, e concludo, è un luogo di incontro.
il lavoro di ricerca anche teorico che stanno indagando, in qualche modo la storia e la memoria non stanno dietro ma stanno sotto, diventa un elemento, l'ipocaimenon, tutto ciò che sta sotto può permettere di costruire quello che sta sopra. E con i contributi di oggi abbiamo tentato di raccontare il senso profondo delle cose, tornando secondo me all'importanza delle cose essenziali. Ringraziandovi per l'attenzione, vi vorrei citare un breve passo di Leon Battista Alberti sull'essenza delle cose. L'edificio deve essere ridotto a ciò che non può essere eliminato. L'abbiamo visto nei lavori egregi di stasera, dal racconto di Dini a Danilo Balzana, Marco Picorrozza, Roberto Paoli. Quindi l'edificio deve essere ridotto a ciò che non può essere eliminato, sia costruzione, sia estetica, sia materiali. Solo il contenuto intellettuale non dovrà essere risparmiato. Auguro buon progetto a tutti. Se avete degli interventi, i relatori sono a disposizione. Grazie per l'attenzione.